Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima live reaction. Oggi siamo qui per Manchester United Tottenham. Non mi voglio dilungare troppo nella intro perché lo sapete, questo è un match importantissimo. Lo United non si può permettere neanche di pareggiare questo incontro. Dobbiamo vincere questo match per poi pensare subito dopo alla partita d'Europa League contro il Porto e poi nel prossimo weekend c'è forse il match più importante della stagione, che è quello contro la Villa. Lo United in questo momento dista parecchi punti dalla prima, ma se dovessimo vincere oggi la distanza dalla prima in classifica si ridurrebbe a soli 5 punti, se non sbaglio. Quindi, cioè, sarebbe tutto di nuovo in gioco, soprattutto perché la prossima partita tu l'andresti a giocare contro una delle prime in classifica. Quindi oggi non si può sbagliare, molto probabilmente non sarà facile, molto probabilmente sbaglieremo questo incontro, ma la speranza è l'ultima a morire. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, ma soprattutto lasciate like a questo video per supportare il canale. Vediamo ragazzi, vediamo. Lancia in avanti Van de Ven, la sfida con De Ligt, palla dall'altra parte e il Tottenham con Brennan Johnson segna subito. Dai ragazzi, non ho le parole. Non ho le parole. Non ho veramente le parole. Quarto gol consecutivo. Non ho veramente le parole. L'hanno lasciato, questo è lo stesso gol preso contro il Twente. Cioè, lasciano andare un giocatore verso la linea di fondo, poi segna. Guarda che nessuno gli va sotto. Guarda che nessuno gli va sotto. Guarda che nessuno gli va sotto. Ma che sta facendo da lui? Che sta facendo da lì? Già al terzo minuto abbiamo capito che questo incontro è finito. Io non c'ho veramente le parole. Porco zio, che atteggiamento però. Che atteggiamento, che atteggiamento. Io ve lo dico, se non ci stiamo con la testa, qua ne pigliamo setto. Guarda Bruno, mamma mia Bruno. Mamma mia Bruno Fernandes. Mamma mia Bruno Fernandes. Bruno Fernandes è da mannar manicomio. Guardalo, guardalo, guarda che passaggi sta facendo. Che passaggi sta facendo, porco zio. La diretta molto interessante per Rashford, la difesa in affanno. Rashford, che cazzo ho preso? Praticamente stiamo giocando, si vede che stiamo giocando con una tensione che non va bene, perché ok, piato gol all'inizio, succede a tutti, a tutte le squadre succede di partire male, è una cosa che può succedere, ma devi reagire. Non mi puoi giocare con una mentalità da di oddio, oddio, adesso che faccio? Devi star calmo, il dodicesimo minuto. Giocano con una citazione, un'attenzione addosso che è disarmante, porco zio. Due gol Son quel giorno, tra l'altro andò in vantaggio al Manchester United con un rigore di Bruno Fernandes. Udogie prolunga, prova a giocare a due con Werner, si apre ancora un varco per l'avanzata di Udogie. Udogie a spazio, attenzione a Solanke che si fa vedere, Kulusevski riceve, poi apre per Brennan Johnson in area. Brennan Johnson incrocia palo, stava per segnare il secondo Brennan Johnson. Ugarte, forse con la mano Brennan Johnson, è così. Vedete, tipo qui, no? Che la gente dà la colpa a Onana. Ma che deve fargli Onana? Cioè, vedete i tiri che prendiamo? Ma questi sono tiri che, porco zio, manco Neuer para. Tanti tiri. Meinu in area, Meinu per Zirze. Che cazzo ha preso Vicario? Che cazzo ha preso Vicario? Porco zio, che cazzo ha preso Vicario? Gliel'aveva passata Maluccio, ha tirato bene col sinistro. Cross con il sinistro. Garnaccio al volo, palo esterno, palo, 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 palo. Cioè, questo vi deve far capire quanto è forte il Manchester United a livello dei giocatori. Stiamo facendo cagare, non stiamo letteralmente giocando, ma la qualità dei nostri singoli ci permette di creare le occasioni nitide. Questa è la quarta occasione nitida che abbiamo avuto. Immaginatevi se iniziassimo a giocare bene, porco zio, quello che possiamo fare. Kulusevski fa partire Werner. De Ligt prova a recuperare. Werner sbaglia, calcia addosso a Onana. Che cazzo ha parato Onana? Porco due la prossima volta che non surdate, sono. Porco due la prossima volta che non surdate. Errore sotto porta, cosa che gli ha chiuso tutto l'angolo. Non poteva fare niente Werner lì. Non poteva fare manco lo scavetto, perché gli aveva chiuso pure quello. Gli aveva chiuso Madison, salta nettamente Bruno Fernandes che lo stende. Vogliono un cartellino e arriva addirittura rosso. Rosso per Bruno Fernandes. Ma no, non è rosso. Non è rosso. Ma si è scivolato poi. Ma non l'ha manco preso. Ma l'ha preso con lo... Ma neanche. Non so se ci sono tutti gli elementi. Dai, vabbè, dai. Già stiamo a fa schifo, no?
condizionala pure, arbitro. Brennan Johnson chiude Ugarte. Oh, la piata con le mani! Oh, questo è giallo! Forse te porco due, te devi danzare! Oh, lascia, ne stai guardando, che dai, forse dai, che da sette! Va sul fondo, crossa con il sinistro, dall'altra parte Brennan Johnson. Dai, simulazione, si è buttato, è doppio giallo! Ma si è buttato per terra dentro la rigore, simulato! Oh, sorre, noi stiamo pistolo, sono da sacco, di non macinare rette, ma da dubbio, se ne non. Me ne visto per ne mare venon. Iso che ne farme sa va mane dotte e nur fessi. A dove ne quel visto per non è che basta. Che non ci nemmo che mo mai do crobbe a dito. Crobbe a dito, crobbe a dito, crobbe a dore. Ma che crebba va. E chiude il primo tempo. Finisce il primo tempo. Non c'è un cazzo di perché stavamo a giocare in merda. Ma il rosso ha condizionato ancora di più il match. Gli ululati che accompagnano. C'ho veramente poco da dire. Palla alzata arriva Casemiro. Duello fisico vinto da solo anche che apre benissimo. Dai. Johnson parte in tandem con Kulusevski. Finita. Arriva anche Madison. Largo c'è Werner. Palla giocata dentro. Kulusevski il tocco a battere Onana, raddoppio 2-0 e all'inizio dei due tempi la squadra di Postecoglou colpisce. No, non è possibile che ogni volta che giochiamo contro questi c'è favoritismi. Non è possibile, non è veramente possibile. E una volta il rosso a Martial, e un'altra volta rigore non dato a noi per fallo di Emanuele Romero, e un'altra volta rosso dato a Bruno che non c'ha senso. Adesso togliamo il cartellino rosso, partita condizionata, il secondo gol è arrivato per quello, ma questa squadra continua a prendere gol all'inizio delle partite, continua a prendere gol alla fine delle partite, continua a non gestire il pallone, continua ad essere una squadra che soffre, che non riesce a mantenere il possesso. Quello che vi dico io è guardate Postecoglou, è arrivato al Tottenham e domina, perde poi, fa quello che volete, ma domina, gioca. Ieri era l'avversario, comunque il pallone buono per Werner. Werner sbaglia ancora, arriva solo anche. No, raga, dai, un'ana ingiocabile. Un'ana ingiocabile. È l'unico che si salva in questo inizio di stagione. Sì, due gol clamorosi. Casemiro, De Ligt. Sono dentro, tocca Garnacho. Casemiro fermato, De Ligt, palla ancora viva, Lisandro Martinez prova a piazzare con il sinistro, altra richiesta di rigore, altra richiesta di un tocco di mano dei giocatori in maglia rossa, vediamo, nessun segnale di Kavanagh. Sì, ma questo fa finta di non vedere. Questo fa finta di non vedere. Lascia perdere. Il braccio. Ma non me ne frega se provo a toglierlo, ma che cazzo di ragionamento è? Lo prende con la mano, lo prende. Sì, vabbè, dai, non è rigore, ma porco. Bravo. Bravo Casi. Qualche minuto anche per Højlund, certo non nella situazione ideale. Pallone buono. Porco due, dai Casi. Dai Casi, tu c'è la stessa testa dei tifosi, la stessa testa. Subito l'occasione per il Tottenham con Solanke che da due passi segna il gol del 3-0 che chiude in modo definitivo il discorso. Terzo gol consecutivo. Oddio. Ci abbiamo provato, un uomo in meno. Va tutto bene dalla bandierina Bergvall. Non c'ha più senso continuare. Che cavolo la dati a fare 6 minuti di recupero? No, non c'ha veramente senso. Fischia. Sar. Fischia. Finita. Eriksen finisce così con un dominio. C'ho veramente poco da dire, ragazzi. Tanto avrò detto tutto nel post partita.